A Raffadali e Porto Empedocle la devozione per la Madonna si è fatta festa, in onore della Madonna degli Infermi per il paese di Raffadali e in onore della Madonna del Carmelo per la città marinara. A Raffadali viene chiamata la Fiera della Madonna degli Infermi, protettrice appunto del paese, ed è un periodo che va dal sabato della seconda domenica di luglio fino all'altra domenica, cioè la sua ottava. Festa che rievoca la peste che colpì la popolazione intorno al 1479, quando un religioso invocò la Madonna come salute degli infermi e le morti lentamente diminuirono. Agli inizi del Cinquecento si costituì la Confraternita della Madonna dei Malati e fu dipinto un grande quadro in cui la Vergine era raffigurata nell'atto di elargire conforti dal cielo agli infermi. La statua invece risale al 1585 e raffigura la Madonna con il manto azzurro e l'abito d'oro. I festeggiamenti, che si concludono domani, sono stati organizzati dall'arciprete Don Giuseppe d'Oriente e vedrà la conclusione del percorso della solenne processione dell'ottava per le vie cittadine, contornate dalle bancarelle. Intanto questo potrebbe essere l'ultimo anno in cui la festa non vede coinvolta la Chiesa Madre, in quanto quest'ultima potrebbe essere riaperta entro l'anno dopo 15 anni di chiusura. Nella città marinara invece in pieno fermento i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo. Oggi il programma religioso vuole la sfilata per le vie della città, il tradizionale gioco marinaro dell'Antinna a Mari, dinanzi il molo di Ponente, seguito dal gioco delle pentole e della corsa coi sacchi. Mentre alle 21 la processione dello stendardo della Beata Maria Vergine, che da piazza Vittorio Veneto sarà portato in Chiesa Madre, stasera lo spettacolo in piazza Kennedy con gli Ipnotica e Rosanna Fratello chiuderanno la giornata. Domani invece è giornata conclusiva della festa, clou alle 18 con la celebrazione della messa nel sagrato della chiesa e la processione della Madonna del Carmelo con San Simone Stock, che da terra proseguirà per mare sul peschereccio Assunta Madre e dal quale si assisterà ai fuochi d'artificio. La festa si chiude con il rientro del simulacro della Madonna e di San Simone Stock e dello stendardo, che vengono custoditi all'interno dell'altare donato per devozione dagli armatori dei marinai delle Paranzelle.